Buongiorno a tutti ed eccoci ritrovati per un nuovo video. Oggi ci occupiamo di api, in particolar modo della fase preliminare della smielatura. Dopo la sigla. Provvediamo al controllo dei melari per capire il grado di riempimento di ogni singolo telaino e verificare se le api hanno provveduto già ad opercolare i telaini oppure no. Questo è del cartone arrotolato che accendiamo parzialmente in modo tale che una volta messo nell'affumicatore, che è questo attrezzo qui, nel momento in cui iniziamo a usare questo piccolo mantice produciamo del fumo che manterrà buone le api nel momento in cui si dovessero innervosire all'apertura delle arie. Gli etologi hanno scoperto come mai una semplice follatina di fumo riesce a fare stare buone le api? Più che a farle stare buone, tende a mantenerle leggermente tranquille ed evitare che vengano verso la persona. Adesso apriamo l'arnia, una delle arnie, da considerare che in questo periodo dell'anno, maggio, in piena fioritura delle acace, che ce ne sono molte, quindi in questo momento le api producono miele di acacia, abbiamo messo al di sopra dell'arnia, che è la cassa grande inferiore, dei melari. I melari sono gli spazi in cui si trovano i telaini e sono adibiti alla raccolta del miele da parte delle api. L'ape regina che vive nell'arnia in basso evita di salire sopra semplicemente perché io ho interposto fra l'arnia e il melario un escludi regina. La dimensione di questi elementi metallici è la dimensione esatta per far passare le api, ma per non far passare l'ape regina, che è di più grande dimensione, per evitare quindi che l'ape regina possa andare nel melario a depositare le larve, quindi le uova. Ecco, in questo momento, come vediamo, il telaino è pieno di miele chiaro, quindi miele di acacia, e come vediamo questa patina con cui vanno a chiudere le cellette è l'opercolo che le api fanno e lo producono e chiudono gli opercoli nel momento in cui per loro il miele è maturo e ha raggiunto il giusto grado di umidità. Ci siamo resi conto che in quest'arnia che prima abbiamo visitato il melario presente è già pieno, per cui è il caso in piena fioritura di passare a mettere un altro melario, che è il seguente, dove vediamo i telaini privi di miele in questo momento. I telaini in generale, l'apicoltore pone dei fogli cerei al centro che poi vengono costruiti con le cellette perfettamente esagonali da parte delle api. Questi telaini sono stati già utilizzati lo scorso anno, sono stati smielati e adesso sono pronti, dopo adeguato svernamento in cui vengono conservati dopo essere stati sottoposti a fumi di zolfo per evitare che la tarma della cera vada in qualche modo a rovinare i telai, vengono adesso messi con tutto il melario all'interno dell'arnia in modo tale da consentire alle api di produrre ancora miele. Diciamo che il telaio vuoto in genere viene interposto fra la cassa, l'arnia in cui sono le api e il melario pieno. Questo per favorire il flusso delle api che ancora stanno lavorando in questo melario, ma nel frattempo transitano attraverso il melario che adesso inseriremo e quindi si fermeranno a depositare il miele anche lì sopra. A differenza del melario visto prima nell'altra arnia, questo inizia ad essere, non so se vedete in controluce il miele, inizia ad essere riempito di miele dalle api, però non presentano le varie cellette l'opercolo che lo va a sigillare, per cui si vede che ancora manca una piccola quantità di miele che le api adesso stanno depositando, al termine del quale, raggiunta l'umidità corretta, le api provvederanno a chiudere gli opercoli e solo successivamente potremo pensare di mettere un altro melario.
L'opercolo è il tappo cereo che vanno a depositare sulla celletta. Allora, descrivi Regina che questo elemento metallico in realtà in commercio si trova in versione anche più economica, che è questa, che è fatto in materiale plastico. Però come vedete la dimensione ortogonale ai fili principali è sempre uguale. Come vedete però qui gli interassi sono, diciamo, in quello in plastica sono ulteriormente rinfittiti con dei prolungamenti in plastica ortogonali che rendono l'accesso alle api leggermente più difficoltoso di quello metallico, per cui quello metallico è sicuramente più costoso ma sicuramente migliore per un miglior passaggio delle api dall'arnio al melari. Quando si va a visitare l'apiario serve questa leva metallica per poter svincolare il tappo e il melario rispetto all'arnia, perché le api nel momento in cui il tappo viene posato, lo si può vedere qui sopra questa parte più scura, vanno a sigillare con della propoli, che è come se fosse una sorta di mastice, tutte le fessure presenti. In questo momento abbiamo tolto il melario pieno di miele e interponiamo fra questo e l'arnia, dove vediamo le scuole di Regina, un nuovo melario. Rispetto all'intero apiario, quest'anno quest'arnia mostra essere un po' più pigra delle altre, nel senso che sin dalla fine dell'inverno l'ape regina non aveva iniziato l'ovideposizione, per cui si risultava essere un po' pigra. L'abbiamo aiutata con dell'alimentazione di supporto fatta da dello sciroppo composto da acqua e da zucchero, in parti uguali quando si tratta di aiutare l'ape regina nella fase di deposizione delle uova. Però allo stato attuale, nonostante abbiamo provato a mettere il melario, le api non sono salite a depositare il miele nella parte superiore. Adesso ci apprestiamo a visitare l'alveare per capire lo stato di salute dell'alveare e se la regina ha iniziato, in questo caso dovrebbe avere già notevolmente iniziato la fase di ovodeposizione. Ci aiutiamo con la leva metallica per poter aprire l'arnia. In questo caso è stata aperta abbastanza velocemente perché l'operazione l'aveva fatta poco fa, quindi la fase di incollaggio della propoli in realtà era già stata ampiamente staccata. La prima visita che facciamo è cercare di capire se al di sopra del tappo possa esserci in qualche modo la regina, per evitare che la regina venga accidentalmente schiacciata. Dopodiché prendiamo di questo attrezzo che andiamo a depositare su uno dei lati dell'arnia, lì dove andremo a mettere i telai che toglieremo per evitare che nella fase di estrazione e reimmissione possiamo in qualche modo danneggiare sia le api ma soprattutto la regina. Estraiamo un primo telaio e andiamo a verificare la presenza o meno di miele, di polline o addirittura di celle in cui la regina ha iniziato a deporre. In questa qua è stato messo solo miele e polline. In realtà abbiamo preso il secondo e non abbiamo preso il primo perché abbiamo inserito il portatelaini, ma soprattutto nel primo e nel secondo in genere, ma soprattutto nel primo, quindi sui lati le api tendono a mettere le scorte di miele, polline, e quindi la regina lì in genere non va a deporre le uova. Ecco così, posizioniamo il nostro telaino in modo tale che venga sorretto e non ci dia problemi.
e adesso avendo creato più spazio nell'apiario riusciamo a fare la visita nel modo più corretto. Allora, su questo telaino vediamo questa covata che si presenta abbozzata rispetto al resto della covata, è cova di fuchi, quindi sono le api maschi. Dopodiché, come vedete, c'è quest'ape qui, vedete, che è diversa da tutte le altre, più bionda e più cicciotta. Bene, signori, questa è l'ape regina, che in questo momento, vedete in tutta la sua regalità, è molto bella, le api le stanno intorno, la puliscono, la nutrono, e lei cerca il posto in cui andare a deporre le uova. Nel ciclo di vita di un'ape regina, che è in circa di 4-5 anni, depone migliaia e migliaia di uova, ma parecchie decine di migliaia di uova. È opportuno però sostituire l'ape regina ogni 2-3 anni per mantenerla sempre giovane e darle l'opportunità quindi di essere sempre molto feconda. L'ape regina è questa qui, guarda. Vede? Ah, sì. Grossa e di colore. Questa che molto più è in continuo movimento. Esatto, quella che è in continuo movimento. Come fa a riconoscersi? Si riconosce perché ha un colore diverso dalle altre api e si presenta con il corpo molto più allungato e di dimensione leggermente più grande. È una regina che è nata da poco. In quest'arnia, avendo io comprato lo sciame un paio d'anni fa, la regina era marchiata da chi mi ha venduto lo sciame con un colore che cambia, poi magari ne parleremo in un'altra puntata, cambia a seconda dell'anno in cui la regina nasce e si individua perfettamente l'anno di nascita della regina. Sono 5 colori, quindi ogni 5 anni si ripetono i colori. Questa regina, come avete visto, sulla parte superiore non aveva nessun segnetto. In questo caso era una regina contrassegnata dal bollino rosso, quella precedente. Adesso è una regina nuova, significa che la vecchia regina probabilmente è morta, oppure nel periodo in cui io sono stato lontano e non ho controllato le api, quest'arnia ha prodotto celle regine, per cui è sciamato un gruppo di api, nutrito di api, con la vecchia regina ed è rimasta la nuova regina a sovrintendere alla piaga. Ma come si crea una regina? La regina in genere, quando le api decidono di creare una regina, nel processo naturale, vedete, questa è una covata o percolata ormai della nuova regina. Queste cellette chiuse, ai cui margini, se riuscite a vedere, non so se riuscite, queste cellette sono percolate, nei margini ci sono le larve delle cellette ancora non percolate, saranno le future api. Il loro processo, qui forse si vede che sono un po' più chiare, il loro processo di maturazione avviene con l'opercolo. Quando sono ormai giunte a maturazione, le api apriranno da sole l'opercolo e usciranno le nuove api. Gina, ci nasce con questo status o ci diventa? No, l'ape regina nasce con lo status di ape regina. Un'ape normale non può diventare ape regina. L'ape regina, nel momento in cui le api decidono di farsene una, costruiscono una cella diversa dalle celle che abbiamo visto fino ad ora. È una cella più grande, appunto per questo chiamata cella reale, all'interno di cui le api nutrono con molta pappa reale quella che poi diventerà l'uovo, che poi diventerà, o meglio la larva, che poi diventerà la nuova regina, la quale, una volta giunta a maturazione, si schiuderà e andrà, una volta nata, andrà a compiere un cosiddetto volo nuziale, cioè significa che l'ape regina fuoriesce dall'arnia in cui si trova, l'ape regina vergine in quel momento, e compie un volo di diversi chilometri, e all'esterno ci sono i fuchi che aspettano
la peregina per ingravidarla. Chiaramente tanti fuchi cercheranno di ingravidare la nostra peregina ed è chiaro che la nostra peregina andrà ad sarà ingravidata dal fuco maschio che sarà stato più bravo, quello più forte, per cui da quel momento in poi la peregina ritornerà all'interno della sua arnia e da quel momento in poi inizierà a deporre continuatamente fino alla fine della sua esistenza uova all'interno dell'arnia, creando costantemente nuove api. C'è un momento della stagione in cui l'ovideposizione delle api della peregina tende a bloccarsi ed è nel periodo autunnale-invernale. È il momento in cui il cambio della temperatura porta la peregina e lo sciame a contrarsi al centro del nucleo dell'arnia, ragion per cui in quel momento la peregina tende a non deporre molte uova, ma tende a salvaguardare il nucleo esistente fino a quando le temperature esterne inizieranno nuovamente a rialzarsi alla fine dell'inverno con l'inizio della primavera, e da quel momento in poi la peregina inizierà nuovamente a deporre le uova per creare nuove api. E in primavera poi, con un numero molto forte di api, ci saranno un sacco di api disponibili ad andare a procacciare, a bottinare, polline, a tutte le operazioni che sovrintendono un alveare. Il nostro melittologo c'è sempre, come vedete, la risposta pronta a qualsiasi domanda.